Spicco Mamao, pizzeria con forno a legna in un ambiente moderno e accogliente. Pizza da asporto senza glutine, kamut integrale e grano saraceno. A Pontinia in via Cavour, telefono 327-1209-882. Qualità, comodità e convenienza. A Pontinia, all'ex Ilme, in via l'Italia, Conad Superstore. Una realtà sempre vicina al territorio, allo sport e al sociale. Conad, persone oltre le cose. Dal 1993, Nino Gioielli, attento e costante nella ricerca del dettaglio, delle tendenze e delle novità per la propria clientela, rivenditore autorizzato di alcuni tra i marchi più noti di gioielli e orologi, offre anche un servizio efficiente post vendita. Miro Gioielli si trova a Pontinia, in via Trieste numero 2. Pizzeria La Margherita, in piazza Indipendenza Pontinia. Tavola calda a pranzo con menù a prezzi incredibili e vasta scelta di primi, secondi e contorni. Pizze e maxi pizze con forno a legna dal 1986. E ricorda la grande promozione. Con tre pizze, la quarta è in omaggio. Pizzeria La Margherita, a Pontinia. Stalle in Bet Pontinia, storica agenzia di scommesse, giochi virtuali di ultima generazione, in via Guglielmo Marconi a Pontinia. Eccoci in studio nuovamente per la 23esima puntata di Pane e Calcio. Inizia lo speciale Latina Calcio, lo spazio riservato alla Serie D. Ne parleremo tra pochissimo anche con il capitano dei prossimi avversari dei nerazzurri. Parliamo di Francesco Montella, il capitano delle Rondinelle. Ma prima c'è ancora qualche messaggio da leggere, vero Anna? Tantissimi messaggi stasera, come del resto tutte le sere. E poi ci sono i complimenti a lei, Gravagnoli, persona competente che sta portando professionalità e vero calcio a Sabaudia. Tantissimi, ne ho letto uno fra tanti, ma ne stanno arrivando veramente tanti, tanti per lei. Avete tanti ammiratori. Grazie. Soprattutto il direttore. Ringrazio di questa opportunità che mi ha dato il mio presidente Claudio Danesin di fare calcio a 360 gradi, e questo è quello che noi stiamo facendo a Sabaudia e cercheremo di portare avanti la nostra idea. Bene. E poi insieme a te, insieme a Ubaldo, dobbiamo ringraziare, insieme a voi lo faccio, un nostro telespettatore ci segue sempre, Gianluca Lafata, che ci fa sempre i complimenti per la trasmissione, non se ne perde una praticamente. Ciao Gianluca, ciao, grazie. Gianluca. Sempre presente anche sulla nostra pagina Facebook. Certo, Pane e Calcio, mi raccomando. Ragazzi, anche voi cliccate mi piace, tutti fate stasera cliccare. Bravo. Ai vostri amici, ai vostri genitori, insomma, collezioniamo likes a tutto spiano. Ma adesso parliamo di Serie D e parliamo di Aprilia Latina, lo facciamo con un sicuro protagonista del derby di domenica al Quinto Ricci, si gioca alle 15, lo ricordiamo. Siamo in collegamento con il capitano dell'Aprilia, Francesco Montella, ci sei? Vediamo se ci sente. Se ci sente Francesco. Pronto? Pronto? Capitano, ci sei? Pronto? Pronto? Francesco? Pronto? Sì. Buonasera Francesco. Sì, eccoci qua, siamo in diretta. Pronto? Noi ti sentiamo. Noi ti sentiamo Francesco. Guarda, aspetta che provo a cambiare così. Le peripezie dovute. Vediamo se Francesco ci sente. Pronto? Mi senti? Sì, noi ti sentiamo benissimo. Pronto? Capitano, sono scelto dal locale che non si sentiva bene. Ecco, adesso ci sentiamo, perfetto. Ecco, adesso le sento bene. Benissimo, benissimo. Innanzitutto grazie per la disponibilità. Facciamo un applauso a Francesco Montella. E l'Aprilia lo conosce. Buonasera a tutti. L'Aprilia lo conosci a memoria, visto che sei, se non sbaglio, al quarto anno consecutivo, ma già avevi fatto due stagioni con le Rondinelle, quindi tu sei un'istituzione al Quinto Ricci. Oddio, non esageriamo, istituzioni sono parole grandi, diciamo che sono che 4 anni che sono qui, mi trovo molto bene e sono contento di far parte di questa, di giocare con questa maglia, ecco. Siete reduci da una sconfitta di misura con la capolista Rieti. Innanzitutto parliamo di questo match. Nel finale avete provato anche a cogliere l'impresa contro un'autentica corazzata, una Aprilia che non ha assolutamente sfigurato al cospetto dei primi della classe. Ma guarda, è stata una partita molto bella e anche un po' difficoltosa, perché come tutti quanti le squadre che hanno giocato domenica, che hanno avuto la problematica del maltempo, è stato un campo veramente difficile contro una squadra, come hai detto tu, impressionante, perché
non solo a livello qualitativo ma anche a livello di voglia, di foga, ha deciso di fare la differenza e di vincere la partita, e l'ha dimostrato affrontandoci come se fossimo una squadra più forte in quel momento, e sono stati bravi e hanno meritato la vittoria, ecco. Come sta questo Aprilia in vista del match di domenica? Come sta la squadra, Francesco? Ah no, ma la squadra è una squadra giovane che vive di entusiasmo, e ci stiamo allenando, stiamo preparando bene come tutte le domeniche. Anche noi abbiamo parecchie problematiche, come tutte le squadre, arrivate a un certo punto fra diffidati, squalificati, infortunati, però è una partita bella da giocare per noi e per loro, e ce la giocheremo a viso aperto come abbiamo fatto con tutti. È una Aprilia che ha impressionato in questi ultimi mesi per la sua continuità, siete arrivati a una striscia positiva di 12 risultati per esempio, è una squadra a ridosso della zona playoff, qualcuno dice che sia quella di domenica una sorta di ultima chiamata per voi, per tentare di accedere alla griglia degli spareggi. Tu che ne pensi? Beh, sicuramente per provare a fare qualcosa di impressionante per come erano i programmi iniziali, sicuramente la partita è determinante, perché un risultato positivo ci lascerebbe ancora con una speranza, cosa che se non avvenisse si potrebbero chiudere i giochi per noi, però le ripeto, da parte nostra c'è la consapevolezza di poter fare una gran partita, e quello che viene poi lo dirà il campo, ecco. All'andata avete già regalato un bel dispiacere ai tifosi nerazzurri, uno sgambetto direi importante da parte della squadra di Venturi che si impose per 2-1 al Francioni. Quali furono in quell'occasione le armi per poter espugnare lo stadio di Latina? Guarda, mi scusi, non ho capito bene. Parlavo della partita dell'andata. Sì, no, andata via un po' la voce, non ho capito che si parlava dell'andata, però sì, non ho capito la domanda. Quali sono stati, diciamo, i segreti per espugnare il Francioni nella partita d'andata? Quali sono state le armi alle quali vi siete affidati? Ma diciamo che il nostro era un periodo un po' particolare, perché nonostante quella partita avessimo due squalificati, tra cui io e altre due persone, sappiamo di fare una partita importante contro una squadra forte, perché la Latina è una squadra forte. Diciamo che siamo stati per certi versi bravi e fortunati, perché nei primi due tiri abbiamo trovato il gol, abbiamo messo il match un po' in discesa, e poi comunque il Latina, mi ricordo che ha provato in tutti i modi a riaprirla, e magari con un pizzico di fortuna siamo riusciti anche a portare il risultato dalla parte nostra. Quindi sarà sicuramente una partita totalmente diversa, e dove anche il Latina secondo me è una squadra molto molto importante per la categoria, ecco. Cosa c'è da temere in particolare di questo Latina, secondo te, Francesco? Cosa c'è? Cosa c'è da temere in particolare di questo Latina, soprattutto voi del reparto arretrato? Latina è una squadra che comunque in tutti i reparti è ben composta. Davanti sappiamo benissimo la forza di Villaresta, perché non lo dico io, ma lo dicono anche i numeri, quindi sicuramente è una squadra che fa paura, e ha tante persone anche che trovano poco spazio, che secondo me da altre parti altre squadre farebbero magari titolari, quindi è un po' il gruppo, il tutto che fa paura, ecco. Bene, Francesco, io ti ringrazio per essere intervenuto, magari ci vediamo al Quinto Ricci. Va benissimo, io ringrazio a voi, buona serata a tutti gli ospiti e ci vediamo domenica. Grazie a Francesco Montella, il capitano dell'Aprilia. A tal proposito, per la sfida di domenica al Quinto Ricci, ricordiamo, in programma alle 15 è stato messo a disposizione dei tifosi del Latina un settore intero della capienza di 800 posti. I biglietti potranno essere acquistati domenica stessa a partire dalle 13 ai botteghini dello Stadio Apriliano. Il costo è di 10 euro, 7 per gli under 18, le donne e gli over 70. Dunque c'è anche la possibilità di biglietti a costo ridotto. Parliamo un po' di questo, innanzitutto di questo Aprilia. Io volevo chiedere un parere a Peppe Parisi su questa squadra che, con mezzi limitati, tra virgolette, con tanti giovani, sta comunque facendo un campionato di assoluto spessore.
Beh, guarda, la Briglia ha sempre avuto un settore giovanile importante e delle prime squadre che si sono sempre fatte rispettare. Un'ottima tradizione, specialmente nella categoria della Serie D. E quindi sta facendo bene, anche perché proprio Montella credo che sia il figlio del sì, responsabile, che nel bacino tra Roma, tra Aprilia e Roma, Aprilia fa parte della provincia latina, ma come mentalità, come idea, come struttura si è sempre riferita o guardato ampiamente più la verso la capitale, pertanto sia come personaggi, tant'è vero che raramente hanno giocato giocatori di Latina nell'Aprilia, allenatori di Latina, cioè si contano proprio sulla punta delle dita, quindi questo sta a significare che il loro modo di intendere, di vedere il calcio è sempre stato un pochino un po' più in grande. Questo ha fatto sì che sbarcassero ad Aprilia giocatori importanti, direttori importanti che avevano conoscenze ampie per poter poi portare il loro sapere nella società pontina, appunto. E quindi sia di settore, ripeto, e di prima squadra non mi sorprende, insomma, in poche parole, per rispondere alla tua domanda, quello che stanno facendo, quello che hanno fatto negli anni, perché poche volte hanno calcato poi la Serie C, vabbè che tante volte ci sono stati rimpasti nei campionati, quando l'hanno fatto hanno un po' più zoppicato, C2 ricordo qualche volta, però la loro categoria è veramente la Serie D, certo. Lì, è lì che si sviluppa appieno il loro, certo, potenziale. Ubaldo Coco, è arrivata proprio poco prima dell'inizio della nostra trasmissione una brutta notizia per quanto riguarda il Latina Calcio, perché si è infortunato il portiere Andrea Bortolomeotti. Durante la seduta di allenamento di ieri ha subito la frattura scomposta del tetto e del pavimento dell'orbita più frattura dello zigomo destro, dopo uno scontro con Porfiri nella seduta di allenamento all'ex di Aprilia, appunto, sto ragazzo di sì, il responso al termine degli esami diagnostici e della successiva visita medica. Questo è stato. Nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico dal staff del dottor Nisi dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma per la riduzione della frattura e il decorso post-operatorio, che sarà di circa 40 giorni. In pratica campionato finito anche per Bortolomeotti. Questa è un'ulteriore tegola per mister Pascucci, Ubaldo. Guarda, allora abbiamo detto già tempo addietro, l'Aprilia è una squadra organizzata, viene da 2-3 anni con 7-8 undicesimi assieme, è una squadra che sa difendere bene sotto palla, una squadra che dopo riesce a ripartire bene. Io gli toglierei Casimiri perché è un giocatore sì, veramente forte, 11 importante. 11 gol quest'anno. Sì. E non a caso infatti il Rieti, che è uno squadrone, ha faticato domenica. Loro in casa sono forti perché riescono, come dicevo prima, a stare bene sotto palla, a saper ripartire, sono una squadra molto organizzata, forti nelle palle inattive. Tra l'altro il campo di Aprilia ti permette di difenderti in questo modo perché le condizioni purtroppo non sono proprio idonee. E secondo me sarà una partita molto molto dura per Latina, visto anche che domenica non ha giocato, quindi perde un po' di quel ritmo partita a livello proprio, parliamo, mentale, non fisico, che comunque stai sempre sul pezzo e quindi perdi un po' di quella concentrazione. Secondo me sarà una partita molto tattica e dura, purtroppo, ecco. Poi con questa assenza sarà, sì, visto che è un under, sarà veramente un'assenza importante. Al suo posto giocherà Maltempi, che è un altro dei giovani della truppa di Pascucci. Volevo chiedere un parere su questa nuova avventura nerazzurra, a partire appunto da quest'estate, in quanto è scomparso il Latina che sappiamo, è rinato il Latina targato Terracciano e non solo. Volevo chiedere un parere al direttore Gravagnoli su questo nuovo ciclo nerazzurro. Latina è una piazza importantissima, Latina ha fatto calcio, viene da un fallimento dalla Serie B, però ha bisogno di programmazione.
programmazione per puntare a vincere, perché queste non sono le categorie che può fare il Latina. Latina, la Lega Pro ci sta stretta, ha bisogno di una grossa programmazione per puntare in alto, già dall'anno prossimo, subito. C'è qualche messaggio da leggere, Anna? Allora, direttore uno di noi, lui è Fedeli Superstar, direttore, proprio tantissimi complimenti. Ha fatto grande pubblicità su Sabaudia, eh. Salutiamo tutti i nostri. Facciamo un applauso al direttore che sta dando un successone questa sera. Quasi come mister Stanziale qualche settimana fa. È verissimo. E poi, sono mister Salerno, il gigante buono. Salutiamo anche il gigante buono. Salve. La prossima volta ospiteremo anche lui magari. E poi ce lo stanno scrivendo, trascrivendo adesso, un altro messaggio sta arrivando. Bene, benissimo. Continuiamo a parlare di Latina Calcio, anche perché ci sono delle novità, ci sono state delle novità proprio in questi ultimi giorni riguardanti il CDA, nel senso che è stata ratificata l'uscita di due soci dal club, come riporta anche l'ultima edizione di Latina Oggi, si parla cioè di Nando Leonardi e Maurizio Cavaricci che hanno ceduto le proprie quote. Cosa significano questi movimenti a Piazzale Prampolini, Ubaldo? Questi movimenti significano dall'esterno che comunque ci saranno dei nuovi ingressi per migliorare il CDA, migliorare giustamente la società e che si riesca a dare una programmazione, come diceva giustamente il direttore. E quindi ci vuole soltanto il tempo e le persone giuste al momento giusto. Quindi mi auguro che ci sia l'ingresso di nuovi soci, insomma, ecco. Peppe, tu che ne pensi? Perché al momento le quote sono state redistribuite tra i soci rimasti, c'è da assegnare la carica di vicepresidente che apparteneva proprio a Leonardi. Ah, beh, queste sono questioni interne, no? Io non sono in grado di poter dispiacere, perché tanto sono due dirigenti storici che hanno fatto calcio e fanno calcio tutt'oggi, e quindi quantomeno due persone valide e competenti dell'ambiente di Latina. E adesso se questo servirà per potenziare e migliorare l'organico intanto societario, sarà una cosa ben accetta. Se al contrario fosse per motivi diversi, non sono in grado di poterlo stabilire in questa sede, perché da lì già questi due dirigenti assieme al mister Chiappini erano una delle basi solide del programma di ripartenza, di rinascita della società. E, come diceva giustamente poi il direttore prima, che Latina, non, la vecchia Serie D era una cosa strettissima, questa a maggior ragione, anche se si chiama allo stesso modo, ma con un rimpasto che c'è oggi in Lega Pro, Latina deve stare con tutte e due i piedi sempre in Lega Pro per poi programmare o vedere quando c'è uno spiraglio per poter eventualmente ritentare una scalata in Serie B. Quindi è sempre una cosa che ridimensiona un pochino l'ambiente. Ubaldo, c'è stata anche questa polemica con l'Alba Longa, lo ricordiamo, si gioca il 4 aprile, ad oggi si gioca alle 15 perché l'Alba Longa, che deve affrontare la trasferta poi di San Teodoro, non vuole fare nottata a Latina, in poche parole. Si è parlato di sgarbi sportivi, insomma, battibecchi via mail e attraverso i social. Tu come l'hai vista questa vicenda? Ma io sinceramente mi auguro sempre che ci sia quel giusto rispetto tra le società che tra l'altro si affrontano per la prima volta in questo campione Serie D, visto i campionati che ha affrontato il Latina. Spero che invece ci sia una bella partita sul campo e si lasci fuori queste piccole incomprensioni, diciamo così. È pur vero che questo è un danno esclusivamente ai tifosi, perché è un giorno in mezzo alla settimana, non ti dà la possibilità di seguirla. Questo penso che doveva essere preso in considerazione, di farlo giocare la sera, così c'era più tifo, visto che siamo stati allo stadio assieme più volte e c'è poca presenza, insomma, ecco.
In compenso, Baldo, e andiamo a chiudere, giovedì prossimo si gioca alle 19 con l'Atletico, che è stato disponibilissimo a collocare in orario serale questa partita, e a tal proposito, per questo abbiamo deciso di anticipare di un giorno la nostra trasmissione, quindi la 24esima puntata, ve lo ricordo, poi lo comunicheremo anche attraverso i nostri canali social e non solo, la 24esima puntata andrà in onda mercoledì prossimo alle 20.30. Ubaldo, che cosa ti aspetti da queste tre partite a dir poco difficile? Un trittico che può dire molto sulle prospettive del Latina. Sì, già da domenica sarà la partita più importante, perché comunque l'Aprilia è una squadra molto molto organizzata e Latina dovrà fare la partita, non gioca contro la Balonga che ha tutto da perdere, o lo stesso Atletico, quindi secondo me sarà la partita più difficile. In queste tre partite si giocherà l'accesso ai playoff in modo consistente. Grazie, grazie Ubaldo Coco, sempre preziosissimo. Facciamogli un applauso al nostro opinionista fisso. Peppe, una battuta in chiusura. Le tue ambizioni quali sono? Adesso ti stai dedicando ai bambini. Ma guarda, sono stato benissimo, perché la Samagor, ripeto, come scuola calcio elite in provincia è una delle più fornite, una delle migliori. Bravi, complimenti alla famiglia Chiappini, che si dedicano su quell'impianto, chiaramente ambito un po' da tutti, il direttore responsabile Michele Mariniello. Non lo so, è una questione che molto probabilmente potrei anche avere di nuovo voglia di poter rifare una prima squadra. Ti mancano un po' i grandicelli adesso. Vabbè, ma sull'obiettivo dell'agonismo, certo. Il risultato ai piccoli giustamente non gli si chiede, che è tutt'altro quello che si propone in scuola calcio, cioè educazione, rispetto e tutto ciò che è legato bene al gioco del calcio nella fase embrionale. Quindi quello che manca è quella questione risultato, classifica, queste cose qua. Ti rivedremo presto in prima fila, in prima linea, direi. Anna, invece andiamo a chiudere con te con dei ulteriori messaggi, vero? Tantissimi stasera. Complimenti a voi per la trasmissione, seri e professionisti. Nel raccontarci il calcio pontino, date spazio e voce ai giovani calciatori delle squadre calcio. Siete veramente il top. E come dice il mio direttore Gravignoli, siete all'altezza della situazione. Il segretario dell'Aurora Vodice, Sabaudia Enrico. Ciao Enrico. Grazie, grazie davvero Enrico. Grazie. E poi ancora? Sabato e domenica si vincerà sia con la Juniores a Montello che con la prima squadra con il Real Latina. Onore anche alla grande Juniores di mister Amato. Bene, salutiamo mister Amato. Grazie Anna, ricordiamo grazie i nostri recapiti. Allora, il nostro numero di telefono, numero WhatsApp per mandare sempre i vostri messaggi, il 392-5971-660, la nostra pagina Facebook Pane e Calcio. Mi raccomando, tutti voi stasera andate a casa e cliccate mi piace sulla nostra pagina Pane e Calcio. Grazie. Mister Filippo La Calamita, quali sono i propositi allora con questi ragazzi? Innanzitutto bisogna sgridarli un po', no? No, devo dire. Sono stati bravi stasera. Sono stati abbastanza bravi. Però vengono da una partita FIGC, appena finito, sono finiti subito in studio. Lo sentiamo dalla voce che è stata una partita tirata. Contro il Palluzzi. E niente, domani mi tocca una giornata di scuola, perché la scuola è importantissima. Però sono stati bravi, fino alla fine della puntata sono stati veramente bravi, così come i loro genitori e i vari dirigenti che li hanno accompagnati. Ringraziamo voi per la disponibilità e per averci invitati in studio. Grazie Filippo. La chiusura al direttore, direttore Gravagnoli, che dire, io non do ulteriori appuntamenti, restiamo sul vago, va bene? Va benissimo, restiamo sul vago, dai. Incrociamo le dita e andiamo avanti. Benissimo, grazie direttore, grazie alla loro vodice Sabaudia, grazie ragazzi. Ringraziamento va naturalmente a Davide Magnoni, a Gabriele Lauretti, così come a Manuel Rosati, così come a Roberta Pisa, così come alla nostra regista Alessandra Micheli. Ringraziamento va naturalmente a tutti voi che continuate a seguirci. Vi ricordo, settimana prossima ci vediamo direttamente mercoledì, quindi non più giovedì, ma soltanto per la settimana prossima, mercoledì alle 20.30. Ringraziamento anche agli amici di tuttolatina.com, alla Banda Ferri che ci segue sempre con tanta attenzione. Ringraziamento ai nostri amici sponsor. Appuntamento dunque a mercoledì
Grazie, grazie davvero. Buona serata a tutti. Pizzeria La Margherita, in piazza Indipendenza Pontinia. Tavola calda a pranzo con menù a prezzi incredibili e vasta scelta di primi, secondi e contorni. Pizze e maxi pizze con forno a legna dal 1986. E ricorda la grande promozione. Con tre pizze, la quarta è in omaggio. Pizzeria La Margherita, a Pontinia. Qualità, comodità e convenienza. A Pontinia, l'ex Ilm, in Viale Italia, Conad Superstore. Una realtà sempre vicina al territorio, allo sport e al sociale. Conad, persone oltre le cose. Dal 1993, Nino Gioielli è attento e costante nella ricerca del dettaglio, delle tendenze e delle novità per la propria clientela. Rivenditore autorizzato di alcuni tra i marchi più noti di gioielli e orologi. Offre anche un servizio efficiente post vendita. Nino Gioielli si trova a Pontinia, in via Trieste numero 2. Spicco Mamao, pizzeria con forno a legna in un ambiente moderno e accogliente. Pizza da asporto senza glutine, camut integrale e grano saraceno. A Pontinia in via Cavour. Telefono 327-1209-882. Caffè Centrale Cocos Bar, gelateria artigianale, sala da tè interna in piazza Indipendenza a Pontinia. Stalle InBet Pontinia, storica agenzia di scommesse, giochi virtuali di ultima generazione, in via Guglielmo Marconi a Pontinia.